Due figli. Due figli e famiglia. Sì. Spero di farli, però ognuno ha, diciamo, delle priorità. Abbiamo due figli. No, adesso no, sono troppo giovane. Siamo tre. È vero che le donne italiane fanno meno figli rispetto alle donne di altre nazionalità? Qui sono a Modena e sto andando in giro a chiedere alle donne italiane e di altre nazionalità cosa pensano della natalità e del fertility day in Italia. Pensi di fare famiglia, mettere su famiglia? Beh, senz'altro mi piacerebbe sposarmi e avere dei figli in un futuro, magari finita l'università. Siamo in quattro. Lei ha quattro, due figli? Due figli, mio marito e io. E tu non vuoi fare figli, diciamo, adesso? No, adesso no, sono troppo giovane. Come mai? Perché sono giovane, sto ancora studiando, non ho lavoro. Ma è vero che gli italiani non fanno figli perché c'è poco lavoro? Non è come noi, sì, sì. Non è come noi, loro li fanno solo uno. Pensi prima di sistemarti, poi comunque di fare una famiglia quando sei sistemato? Sì, 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 ovvio. Come mai? Perché in questo momento di crisi, dopo, se non si hanno certezze, non... Ci penso due volte, prima anche di fare dei figli e così e non poterli magari sostenere. Gli italiani non fanno figli invece? No. Come mai? Fare figli è una libertà che ci è rimasta, lasciamocela, secondo me. Perché per me la mia vita è il figlio, prima. Vengono prima. Perché non fare figli e mettere su famiglia, diciamo, adesso? Perché comunque ci sono dei tempi da rispettare, ci sono delle esigenze in questo momento e per avere un buon lavoro penso che sia meglio prima finire l'università per poi appunto pensare a mettere su una famiglia. Esatto, trovare un lavoro, avere delle certezze. Le donne italiane fanno pochi figli. Lo so, l'ho sentito. Quando io gli dico una figlia cioè rimangono così, dicono che sei giovane, che ormai... Quanti anni hai avuto il bambino? 24. 24. Le donne italiane aspettano 35, 40? Sì, sì. È giusto per te aspettare tanto? No, cioè massimo 25 anni sì. Insomma, più avanti magari sì, tra 5-6 anni. Sì, adesso no, non ci ho ancora pensato. Cosa pensa del Fertility Day? L'invito del Ministero è giusto come messaggio di fare figli, cioè invitare le donne a fare figli, di non aspettare? Io penso che uno faccia figli quando se la sente e quando è economicamente... Può. Esatto. Questa è la campagna del Ministero Fertility Day. La donna non deve aspettare ma deve fare figli presto. Sì. È vero? Sì, sì, certo. È una cavolata. Ecco perché? Non c'è niente da dire. Già la campagna dice tanto. Invita le donne a non aspettare per fare figli. Uno il figlio lo fa quando vuole, secondo me.